Buongiorno, buongiorno, buongiorno e benvenuti in questo mio nuovo video. Era da un po' che non registravo dalla macchina. Vabbè, comunque, come al solito, raccomandazioni solite, classiche, banali, trite, ritrite. Sull'iscrizione, attivate la campanella, like, commenti e iscrizione anche al bar dei Tifosi Gianni, il link ve lo lascio giù nelle iscrizioni, oltre anche al canale del mio amico Massi J. Detto questo, io volevo fare questo video per puntualizzare alcune cose e poi insomma darvi due, fra virgolette, novità. Allora, la prima ovviamente è una puntualizzazione su quella che è stata lo strascico della partita Inter-Juve di domenica. Sapevo che inevitabilmente si andava a finire su questo piano. Insomma, però ormai insomma ci ho fatto un po' il callo, se devo essere sincero. A volte insomma cioè, mi faccio un po' del male cercando un po' su YouTube alcuni diciamo colleghi, se così si possiano definire, il parere insomma che hanno insomma sulla vicenda. E se devo essere sincero, questa volta, a parte quelli che conosco e che stimo, nonostante insomma c'è la fede diversa, quindi Mustang, True Andrew, che hanno insomma sì una fede insomma interista, però sono obiettivi e sono delle persone assolutamente a modo. Però insomma ho trovato un riscontro simile anche insomma youtuber interisti insomma di grosso calibro. Adesso non voglio fare nomi, però insomma si sono focalizzati non tanto sull'episodio ma sul fatto magari a volte del VAR che può essere sì o no insomma messo in mezzo durante la cioè nella decisione dell'arbitro, quindi che va a sovvertire quello che è il pensiero dell'arbitro. E lì diciamo posso anche starci come concetto, insomma lì va bene. Però ovviamente poi mi sono imbattuto in alcuni che l'obiettività sinceramente non sanno neanche che cosa di casa, parlano di sportività, poi insomma sputano odio, sputano violenza praticamente insomma, su ogni parola che dicono quando si parla appunto di episodi o perlomeno insomma di episodi arbitrali quando ci siamo di mezzo noi insomma cioè, poi si danno veramente alla pazza gioia. Questi sono gli ossessionati, quelli che hanno una malattia direi anche mentale insomma a volte, che appunto dove vedono bianco nero vedono insomma cioè offuscato. Secondo me probabilmente sono stati bullizzati da piccolo da qualche juventino, probabilmente, non lo so, insomma cioè, c'è da capire, da compatirle anche per questo. Cioè a volte sforano il ridicolo insomma nel dire che questo episodio è fuori area, cioè questo è il fotogramma, cioè e dicono ancora fuori area. Cioè, non c'entra il fatto che l'altro piede sia magari all'esterno dell'area di rigore, o magari il busto in parte sia fuori, ma il tocco è avvenuto all'interno dell'area. Perché vorrei ricordare a questi grandi guru, a questo Van Helsing dei poveri, a questo nostalgico della monarchia, va, mettiamola così per non dare proprio il nominativo esatto perché non voglio fargli neanche pubblicità, cioè che la linea di rigore, l'area che delimita l'area di rigore, è considerata area di rigore. Quindi il fatto che sia avvenuto proprio insomma sulla linea, o perlomeno anche se a me sembra anche leggermente dentro, però insomma anche la linea è considerata area di rigore, è rigore. Quindi è palesemente un intervento scomposto di Dumfries. Infatti molti youtuber interisti se la sono presa con Dumfries, non tanto con l'episodio in sé. E quindi quello là è un intervento da rigore, come la settimana prima è stato dato un intervento simile ai danni dell'Inter, quindi con rigore su Barella contro la Lazio, e questo è, diciamo, il fotogramma. Cioè, qui c'è praticamente l'attaccante oppure chi attacca anticipa, quindi si porta avanti col pallone e il difensore, il difendente, tocca il piede di chi attacca e lo sbilancia. Poi ovviamente le dinamiche sono diverse. Lì diciamo che Barella stava andando, invece Alessandro la stava toccando per darla magari a centro. Però insomma più o meno le dinamiche sono simili. Quindi caro il mio, insomma c'è cioè, Undertaker, Van Helsing, come ti devo chiamare, dei poveri, cioè cerca di essere meno
ossessionato. Cerca di ragionare un po', insomma, o perlomeno se ne hai mai avuto cervello, cerca di ragionare ogni tanto, perché il cervello, insomma, non contiene olio di palma, si può anche utilizzare, insomma, cioè scientificamente provato. Detto questo, insomma, cioè, poi tra l'altro si sono messi anche Moratti di mezzo, insomma, cioè, ovviamente, insomma, cioè, lì ogni tanto, insomma, potrebbe anche evitare di parlare, dire stupidaggini, assolutamente. Poi tra l'altro quel Van Helsing dei poveri, stranamente nei suoi video ha dimenticato, però insomma, suppongo che sia una dimenticanza, quell'episodio, diciamo, contro il Sassuolo, dove Handanovic ha di fatto praticamente abbattuto il giocatore del Sassuolo con una gomitata, lì proprio non l'ha neanche menzionato. Strano, sarà stata una dimenticanza, per carità. Vabbè, chiuso questo capitolo, perché veramente, insomma, mi porta un po' alla nausea, ho due, fra virgolette, news. Il primo è che domenica stessa, se non ricordo male, ho inaugurato quella che è una mia nuova sezione sul, praticamente, sul retro gaming, retro game. Quindi una sorta di proporre quelli che erano i miei videogiochi dell'epoca, insomma, quindi giocarli. Ho visto che la prima puntata ha avuto un grande seguito. La prima puntata era su un gioco che mi ha emozionato ai miei tempi, era The Secrets of Monkey Island, Monkey Island di Guybrush Threepwood, l'avventura grafica punta e clicca, girata, insomma, girata, perlomeno sviluppata in DOS nel 90. E diciamo, la prima parte ho visto che ha avuto un buon riscontro, quindi penso, penso che, insomma, mi dedicherò a fare la seconda puntata e poi anche, diciamo, eventualmente anche altri giochi. Quindi vi invito a seguirla, metto il link giù in descrizione, e a darmi, insomma, feedback su quello che eventualmente, insomma, può piacere o meno. E in ultimissima news, un ringraziamento per i 1.000 iscritti. Sono arrivato ai 1.000 iscritti finalmente, dopo, insomma, 10 mesi. Alla fine, ovviamente, vorrei, insomma, questa mia soddisfazione materializzarla in qualcosa di concreto. Quindi stavo pensando a una sorta di challenge, una sorta, diciamo, tra virgolette, concorso, insomma, se mi lasciate il termine, sviluppato però su 3 giornate di Serie A. Poi vi dirò quello che è la mia idea, perché è ancora in fase, diciamo, di sviluppo. Però l'idea è appunto una challenge particolare tra, ovviamente, i soli iscritti al canale, con dei premi. Quindi ci sarà in palio probabilmente una maglia originale, ovviamente ci sarà anche un secondo premio, probabilmente un buono Amazon o quello che, insomma, stavo pensando. Sto ancora mettendo a punto quelle che sono, fra virgolette, le regole, però, insomma, state sintonizzati per eventualmente poi, insomma, aderire, partecipare e accettare il gioco. Ovviamente l'unica condizione sine qua non è che, ovviamente, siate iscritti al mio canale. Io, detto questo, penso di aver finito. Vi auguro una buona giornata, perché sto registrando di mattina, e fino alla fine, forza Juve!